Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. È terminata in Ucraina la legge marziale, l'annuncio è arrivato ieri dal presidente Petro Poroshenko. Il provvedimento era stato introdotto in seguito allo scontro navale dello scorso 25 novembre tra il suo paese e la Russia nello stretto di Kerch. Quest'ultima ha invitato intanto la controparte, la NATO, ad astenersi da ulteriori azioni provocatorie in quell'area. Il Cremlino ha annunciato di aver testato, alla presenza di Vladimir Putin, un nuovo missile atomico supersonico non intercettabile dall'Alleanza Atlantica. Veniamo in Italia. Sarà dichiarato domani lo stato di emergenza in Sicilia in seguito al violento terremoto di ieri. Lo ha annunciato oggi il vice premier Luigi Di Maio in visita a Zafferana Etnea. Il numero 2 di Palazzo Chigi ha ringraziato la protezione civile e le autorità per il lavoro svolto e ha promesso che sarà rafforzato il sistema antisciacallaggio per rassicurare quanti hanno dormito in auto e non in albergo. Apertura in negativo per Piazza Affari, l'indice FTSE MIB della Borsa di Milano ha avviato le contrattazioni odierne in calo dello 0,5% a 18.304 punti. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.